fumo influisce su tutta la vita, su tutto quello che fai il fumo ti influisce negativamente, perché di positivo non c'ha assolutamente niente. Perché anche quel fatto di essere un rito, tu hai finito di mangiare, fumi una sigaretta, non è bello. Perché tu puoi finire di mangiare, berti un bel digestivo e poi farti una passeggiata, sarebbe quello e bello. Ma se tu finisci di mangiare fumi, non è bello. È una cosa terribile, non riesci a staccartene. Pensa che io a 17 anni ho perso mio padre e facevo nuoto, ho smesso di fare nuoto, ho cambiato anche gli studi e ho cominciato a fumare perché in compagnia bisognava fumare. E qui si tratta degli anni 50, del secolo scorso, non di questo. Ma io ho letto, ad esempio, come spesso succede anche oggi tra i ragazzi, che comunque negli anni 50, così nel dopoguerra, chi non fumava proprio veniva un po' escluso dal gruppo. Sì, esatto, questo è quello che è successo a me, perché erano arrivate le prime sigarette americane dopo guerra, perché in Italia c'era l'autarchia, non c'era musica, non c'era film e non c'erano le sigarette americane, soprattutto quelle profumate. E finita la guerra si è sdoganate tutte queste cose, alcune molto belle come la musica, come i film, e altre pessime come il fumo. Ma qual è stato proprio, diciamo, il momento esatto della svolta dove tu hai detto adesso la smetto, non fumo più? Cioè, immagino sarà stato anche difficile perché comunque, come hai detto, è una dipendenza che... Beh, è una svolta che era un po' che ci pensavo, era già qualche anno che dicevo devo smettere, perché andavo in montagna, non avevo più fiato, respiravo male, qualche volta al mattino tossivo, mia moglie mi diceva ma pianta lì, e ho trovato lo spunto sul Jungfrau, al Jungfrauhock. E ho trovato lo spunto, ho smesso, ho detto basta, non posso più andare avanti così, sennò devo smettere di fare sport. E ho smesso di colpo. E Andrea, tu hai già quasi 90 anni, ma oggi comunque ti abbiamo interrotto, eri qui che correvi, facevi sport. Hai qualche consiglio per una vita sana? Beh, io il consiglio per la vita sana è di mangiare bene e muoversi, non star fermi, è tutto lì. Io per i giovani direi questo, che di non fumare, perché prima o poi bisogna smettere, o per ragioni di salute o per ragioni di sport, ed è molto duro smettere di fumare. E l'unico consiglio che posso dare è: c'è un sacco di cose da fare, ma non fumare.